30% in meno di lavoro sicuramente. Adesso a fine mese quantificheremo, ma c'è stato un bel calo di lavoro perché utilizzano tutti la strada parallela adesso, terrorizzati dai due autovelox. I due velox di Cadoneghe hanno fatto male anche all'economia del territorio. Lo testimonia Giordano, titolare di un bar lungo l'ex statale del Santo, che ha visto una riduzione degli affari. E dopo pochi soldi anche per le tasche, ulteriormente ridotti dalle multe, uno più uno fa lei dopo il calcolo. Questa è l'ennesima tegola per le attività commerciali. Prima il Covid, dopo questi autovelox, ce n'è sempre una e dopo c'è stato il maltempo 2 mesi fa che ha fatto danni alle auto, a tutto quanto. E susseguirsi adesso non so dove andremo a finire alla fin fine, perché le spese sono tante e le entrate si sono ridotte.